Ciao Marcella, Alberto Fabri della Slive, benvenuto a Verona innanzitutto e io partirei con te da ieri sera, perché secondo me ieri sera è una di quelle tappe fondamentali per ottenere dei risultati importanti in un campionato. Lo spieghiamo anche magari agli amici a casa che ci stanno seguendo, che non sanno cosa è successo, c'è stato il compleanno del capitano Pazzini, avete festeggiato giustamente tutti insieme ed è proprio da lì che vorrei partire. Il primo approccio tuo con il gruppo e dopo mi spiegherai la differenza di Pecchia da 6 anni a questa parte, visto che tu l'hai incontrata a Gubbio nel 2011. No, infatti ieri c'è stata questa cena di squadra che secondo me è molto importante fare queste cene, stare insieme, conoscersi meglio all'inizio quando ci sono tanti giocatori nuovi, però devo dire che ho trovato ragazzi semplici, anche lo stesso capitano che ha fatto una carriera importante. Diciamo che mi sono trovato subito al mio agio, perché all'inizio non è facile, però sono stato bene, siamo stati bene, quindi penso che andremo spesso a cena, no? Specie quando verranno i risultati che tutti ovviamente speriamo. Il primo obiettivo, è inutile fare tanti voli pindalici, cioè quello di mantenere la categoria. Sì. No, l'obiettivo nostro sicuramente è la salvezza. È la cosa più importante per il club, per andare avanti, per il futuro. E poi una volta raggiunto, poi dico sempre che si può sognare in alto, però il primo passo è quello. Anche perché immagino, scusa ti interrompo, che l'anno scorso ti sia servita molto la lezione, appunto, visto il vantaggio che avevate, insomma, vi siete giocati da soli, insomma, la retrocessione in pratica. Sì, sì, no, in Serie A infatti è un attimo, poi quando sei lì sotto tutto è molto più complicato, quando giochi ogni domenica per vincere non ti riesce mai niente, no? Quindi penso che dobbiamo sicuramente partire bene, ci saranno partite da soffrire perché Serie A è così, però come stiamo lavorando come stiamo penso ci possiamo togliere delle soddisfazioni. L'importante è stare sul pezzo tutto l'anno e dare il massimo. Mi spieghi, mi racconti un attimo Fabio Pecchia, tu che hai avuto modo di conoscerlo molto prima di noi, come l'hai ritrovato? Sì, l'ho avuto tanti anni fa, il mister, quando sembra era all'inizio ancora, no? No, l'ho ritrovato diversamente, ma non come persona, come mister. Come preparazione proprio, sì, diciamo. Sì, molto preparato, anche l'idea di calcio, dello stesso allenamento che facciamo, che penso che in Italia è molto raro, no? Che lavora molto sulle intensità, molto, come ho detto già, con la palla, vuole il bel gioco, quindi questo mi piace molto. E poi è un'ottima persona, penso che è disponibile, che alla fine ha fatto una carriera anche lui, sa bene come si sente un giocatore, questo è fondamentale. La tattica trova sempre il tempo che trova, perché ovviamente è l'interpretazione di voi giocatori in campo. Però secondo me con te e Bruno Zuccolini in mezzo al campo, non dico diga, perché dire diga a Verona vuol dire parlare dell'altra squadra, battute a parte, però potrebbe crearsi un bel fortino in mezzo al campo, ecco, diciamo così, perché tu comunque non disdegni anche, come dicevi poc'anzi, di giocare palla al piede. Sei uno anche con i piedi buoni, Bruno anche lui non disdegna, quindi potreste portare sia, diciamo, l'acqua ai vostri compagni, perché sarete voi da fare dell'anello di congiunzione tra difesa e attacco, però al tempo stesso anche ci sarà modo di impostare molto, anche verticalizzare e quant'altro. No, no, infatti penso proprio di sì, penso che nel centrocampo di oggi abbiamo un buon mix di tutto, di qualità e anche di quantità, che in Serie A non basta solo la qualità. Ora penso che con il tempo che ci conosceremo meglio anche in campo, che all'inizio non è facile, si può creare qualcosa di importante. Mi piace, come detto, giocare la palla, ma allo stesso tempo mi piace anche degnare un po'. Che non fa mai male. Giusto, no? Ma giustamente. E ultime battute. Appunto, Mister Pecchia, tatticamente, insomma, ha dimostrato che il 4-3-3 è il suo credo.
però vista la rosa a disposizione, e adesso ci auguriamo ovviamente che arriveranno altri giocatori, e ci sarà modo appunto di cambiare anche in corsa, partita in corsa. Io ti chiedo, può essere questa anche la chiave di volta, appunto avere la possibilità, strada facendo, di mettere in difficoltà l'avversario proprio cambiando magari due o tre pedine? È questo uno dei punti di forza del Verona che sta nascendo? No, sicuramente non ti devi fissare con un modulo solo, perché poi in partita può cambiare, poi c'è bisogno magari di difendere di più, di attaccare di più, quindi sicuramente c'è questa possibilità qua di cambiare anche, che mi sta anche ogni tanto in allenamento già prova un po' di cose diverse, a due, a tre, quindi, ma io penso che alla fine cambia poco, basta che abbiamo fiducia in noi, nelle nostre qualità, e poi qualsiasi modulo penso può andare bene. Ultima battuta, Verona per me, conoscendoti un po', sì, seguendoti in questi anni, nonostante tu sia giovane, però per te è l'anno che può decidere appunto la tua carriera da un verso o dall'altro. Secondo me Verona, Spondellas, è la piazza ideale per te, perché il calore, il tifo, la spinta di questa curva che vi segue lungo e largo, ecco, mi permetto di dire, tu sei il classico matto buono, nel senso che sei il primo che quando c'è da scherzare sei pronto alla battuta, però quando c'è da fare il serio sei il primo appunto a fare il serio, e Verona un po' racchiude, diciamo, questa caratteristica. No, penso che sicuramente la piazza giusta, anche perché sono un po' simili a noi, diciamo, nordici, no? Da dove vengo io. Ho anche parecchi amici qua, quindi conosco già un po'. Cosa vuol dire l'effetto Bentegodi? Esatto, e quindi penso che mi troverò molto bene. Poi sono un ragazzo, sì, giovane, però nel momento giusto, ma mi piace, come hai detto, scherzare.